Hai ricordi delle più famose città italiane, ricordi di viaggi di nozze, di giri turistici, che hanno per lo più lo strano fascino delle cose di pessimo gusto. Quello di Roma, se rappresenta il Colosseo, ha su tutti gli altri un considerevole vantaggio pratico. Può servire da portacenere. Non paia mancanza di rispetto. Ben più irrispettosi furono gli sventratori mussoliniani degli anni 30. In nome di un impero crollato e sepolto, rasero al suolo un intero quartiere della vecchia Roma, ricco d'arte e di storie. Poi, sulla nuova rovina, una colata di cemento e asfalto, che ha stretto il Colosseo nel rumoroso assedio del traffico. Della meta sudante, abbattuta, hanno lasciato al ricordo, forse presi dal rimorso, una scritta, come una lapide cemeteriale che nessuno legge. Quanto restava dell'antica fontana costruita da Tito caratterizzava uno degli ambienti più belli della vecchia Roma. Il raccolto piazzale che al Colosseo dava il suo respiro. Ma forse non era abbastanza imperiale. E così, oggi... Cristiani crocefissi e arsi, cristiani sbranati dai leoni, gladiatori che si ammazzano. Avanti, signori! Sesso e violenza sono alla base dei più popolari luoghi comuni sulla civiltà pagana dell'antica capitale del mondo. E a tali luoghi comuni hanno decretato il successo con notevole incremento per il turismo. Il Colosseo ha l'attrattiva dei luoghi ove si è sparso molto sangue. Viceversa, a morte. Pollice verso. Tutto il mondo conosce il significato del gesto e i Rocks si fanno filmare al Colosseo in una parodistica esibizione destinata a presentarli su teleschermi stranieri. In Francia, il paese di Jodel, in Inghilterra, in Spagna, in America, gli antichi romani paiono essere di gran moda. Il Colosseo è grande. Il nome esatto è Anfiteatro Flavio, ma fino dal Medioevo chiamato Colosseo, o per la vicinanza del colosso di Nerone o per le sue colossali dimensioni. Misura all'asse maggiore 188 metri e 156 all'asse minore, 527 metri di circonferenza, 57 di altezza. Poteva contenere oltre 50.000 spettatori. Così dicono le guide, e girarlo tutto è faticoso.
Ma per la comodità del turista stanco, oggi, sotto le antiche arcate, è stato aperto un bar. Il più antico romano possibile, si intende. Lo segnaliamo ai signori Guy Pelaer e Pierre Barthier, gli autori di Jodel. Tra un massacro e l'altro, l'Augusto imperatore potrebbe venire a farsi un whisky e, se ne avesse necessità, a telefonare a palazzo in tutta calma e sicurezza. C'è tanto di pretoriano alla porta e un feroce leone pronto a mangiarsi i rivoluzionari cristiani. Vada contro il seaman, simply for the velar, that's what they call them, the honor. And they say that when there was a gust of wind, they were bouncing, you can imagine the noise, was not just like a roar of a lion, they could hear it from all over the city. So you can see one. Nerone murió el año 68, el coliseo fue construido 4 años después, no es verdad. La cruz occidente fue levantada poco recuerdo de esa tradición del siglo XIX. Antes construyeron este esqueleto de bloque de mármol junto con un trozo de bronce. Bronce que desgraciadamente fue sacado durante la Edad Media. Entonces durante la Edad Media hicieron este agujero muy grande. Como ustedes se acercan, usted verá arriba de la, al interior de lo que era un agujero tan chiquitito, más o menos de este. Da teatro c'erano gli animali, tutte le fiere, no, sapete, no, che la gente combatteva anche con i leoni, con questi selvaggi. Crollato l'impero, durante i cosiddetti secoli bui, nel Colosseo penetrarono i gatti. E i gatti sono oggi i tenaci superstiti di una vecchia Roma quasi del tutto scomparsa, che ancora vive nel gesto del macellaio che ogni giorno puntualmente arriva a portar loro un po' di carne. Eppure, con paurosa regolarità, da decine di anni ogni tanto qualcuno propone la guerra ai gatti, cacciarli e distruggerli. Deturpano i monumenti, le vestigia imperiali. E vabbè, risponde un gatto di Trilussa, ma prima o poi, quando verranno in mezzo alle rovine le sorche dalle chiadiche vicine, richiamerete certamente a noi. Capisco, l'ambizione su ambizioni, perché la storia è storia e non se scappa. Ma li sorci però, chi gliela acchiappa? Mica ci possono mettere i leoni. E noi rendiamoci conto che 1000 gatti non disturbano quanto una sola automobile.